finalmente un incontro con il comune, insomma, pace fatta innanzitutto con il comune di Foggia. Sì, ma è già il secondo incontro, quello di oggi, e ce ne sarà un altro giorno 28, spero, per chiudere questa questione che ci sta particolarmente a cuore, ma non soltanto come operatori della scuola, ma direi come cittadini, perché si tratta di lavori importantissimi, di consolidamento anche sismico, antisismico, comunque strutturale, ma anche di miglioramento proprio estetico di un plesso come il plesso Santa Chiara, che è veramente un gioiello che sarà regalato comunque nella nuova veste alla città. Quindi stiamo facendo insieme agli amministratori, ma anche insieme al dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, alle organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei genitori, stiamo facendo davvero delle operazioni, delle valutazioni complicatissime per non rinunciare assolutamente a un finanziamento tanto importante, cercando delle soluzioni alternative, le migliori soluzioni possibili. Certamente non c'è in questi casi una soluzione ottimale, si tratterà di fare un piccolo sacrificio, ma davvero piccolo rispetto a quello che poi sarà l'opportunità che sarà comunque messa a disposizione dei bambini, dei ragazzi, ma direi della città.